Ciao a tutti, sono Silvia di Focus Junior, bentrovati. Oggi vi propongo un bigliettino natalizio, fatto da voi anche con materiale di riciclo. Allora, abbiamo bisogno di cartoncino colorato, proporrei il rosso visto che è molto natalizio, un pezzo di cartone molto molto grezzo, come vedete, un pezzo di cartoncino molto semplice, bianco, e poi, se le avete, un paio di forbici che fanno le onduline, cioè che tagliano facendo tutta una serie di ondulina. Allora, iniziamo. Dunque, io ho ritagliato questo quadrato che è più un rettangolo in realtà, che però, a seconda della forma che preferite, potete poi piegare esattamente in due parti, così. Ecco, schiacciate bene in modo tale che abbiamo già la forma del nostro cartoncino. A questo punto io andrei a sovrapporre questo pezzettino, però, come vi dicevo, volevo provare a creare un effetto ondulato. Se non avete le forbici che fanno le onduline, potete ricrearlo voi con le forbici che avete normali. Ecco, a questo punto io andrei a incollare con un po' di scotch o comunque con della colla o come preferite, incolliamo il nostro quadratino. A questo punto io vorrei fare un albero di Natale molto stilizzato e posso utilizzare questo pezzo di cartoncino. In che modo? Vi faccio vedere. Allora, dobbiamo ricreare un triangolino di questo tipo e poi andiamo a tagliare tanti pezzettini che poi andremo a rimettere in sequenza esattamente così. Quindi, dopo aver tagliato tutti i nostri quadrati e quadratini, sì, le nostre liste, noi andiamo a riposizionarle esattamente come vedete qua e le andiamo a incollare sul nostro bigliettino. Molto particolare. Ecco, io qui vi faccio vedere alcuni passaggi molto velocemente perché sono davvero di una semplicità estrema e voi potete anche reinterpretare a seconda dei vostri gusti questo tipo di cartoncino che si può interpretare veramente in tantissimi modi. Ecco, a questo punto noi andiamo a incollare l'ultima striscia, ma se voi volete farne di più e di più sottili, liberissimi. A questo punto, come vedete, mi manca la sua base. Allora andremo a tagliare un pezzo di questo genere, ma non preciso. Mi piace farlo proprio molto approssimativo, che sembri casuale. Eccolo qua. A questo punto noi abbiamo il nostro biglietto, ci manca però una stellina. Allora io farei una stellina gialla. Quindi andiamo a disegnare sempre a mano libera perché è molto importante usare, oltre alla mano, anche il cervello. E quindi se voi disegnate a mano libera lo stimolate molto di più. A questo punto, dopo aver tagliato la vostra stellina, voi potete incollare, ecco, e completare il vostro bigliettino d'auguri. Se poi volete inserire una pagina bianca, potete farlo usando lo stesso meccanismo. Bene, vedo che anche il nostro amico Benny si è procurato un cartoncino, ma è ancora un po' indietro con i suoi lavori. Grazie di averci seguito, continuate a restare con noi e vi aspetto. Grazie, ciao!